Sapete che in latino la parola persona significa maschera, riferito alla maschera teatrale che serviva a identificare nella tragedia greca il ruolo di un personaggio e ad amplificare la voce dell'attore. La parola persona suggeriva dunque che la vera identità di ogni individuo va sempre cercata sotto una maschera. Più tardi Luigi Pirandello ci avrebbe ammonito dicendo che nel corso della nostra vita incontreremo tante maschere e pochi volti. E quanto spesso ci sentiamo dire conosci te stesso. Ma per affrontare la scoperta di noi stessi ci vuole un coraggio raro e sono molti quelli che preferiscono incontrare il loro acerrimo nemico in campo aperto piuttosto che il proprio cuore nell'armadio. C'è anche chi dice: la mia identità è in eterno divenire. Non ho un'identità da proteggere, ho un'identità da realizzare. I'm no Superman. Salve terrestri e bentornati a Super Ergo Sum, rubrica in cui si esplora il sopra, il sotto, il davanti, il dietro, la secante e la cosecante del mondo dei supereroi. Già l'intro ha introdotto il tema di oggi: maschera sì o maschera no? Ma soprattutto, come si è evoluta nel tempo una caratteristica fondamentale degli eroi in tuta che tanto ci piacciono, e cioè l'identità segreta, quella da difendere a tutti i costi, perché se no i nemici ti vengono a prendere a casa, oppure rapiscono i tuoi familiari e ti costringono a girare in tutù in un centro commerciale per il loro divertimento. Per non parlare della legge, che non dovrebbe tollerare il vigilantismo. Che cosa è cambiato dalla nascita del primo supereroe? Beh, una volta le cose erano più semplici. L'eroe aveva un segreto da proteggere e di solito, correndo molti rischi, ci riusciva abbastanza bene. Era raro che si rivelasse a qualcuno di cui si fidava. Pensate a Phantom, uno dei capostipiti degli eroi in tuta creato da Lee Falk nel 1936. Phantom non aveva una doppia identità. Era Phantom e basta, o l'ombra che cammina, come lo chiamava la gente delle sue parti, Asia o Africa, a seconda del periodo, che lo venerava come una divinità. Aveva ereditato il titolo da una dinastia di giustizieri e il suo era un lavoro a tempo pieno. Non è un caso che dalle nostre parti sia stato ribattezzato l'uomo mascherato per antonomasia. E la leggenda che lo accompagna dice che chiunque oserà guardare il volto nudo dell'ombra che cammina morirà male. Infatti, nessuno può raccontare che aspetto abbia. Comodo, no? Il modello classico dell'identità segreta, canonizzato sia da Superman che da Batman, presenta invece un personaggio che si nasconde dietro una vita pubblica in antitesi con la sua condotta da supereroe. Pensate a Zorro, un classico dei classici, e al fatuo, pavido Don Diego della Vega, al timido Clark Kent e a quanto appare distante dall'uomo d'acciaio, a Bruce Wayne, un playboy che spende il suo tempo in eventi mondani per celare l'identità di un uomo pipistrello ossessionato dalla lotta al crimine. Il modello, in fondo, era ancora semplice, ma i tempi cambiano, le cose si incasinano, le maschere passano di moda e soprattutto non ci sono più le mezze stagioni. Con la nascita della Marvel e il suo cosmo narrativo iniziano i veri cambiamenti. I Fantastici Quattro non si nascondono dietro delle maschere, al contrario, sono personaggi pubblici, acclamati come star dello spettacolo. Con loro, il concetto di supereroe che vive una doppia vita muta in quello di gossip sulle azioni e relazioni delle celebrità. Qualcuno resta fedele al modello classico, come il problematico Peter Parker, che quando indossa la maschera dell'Uomo Ragno si trasforma in un insopportabile cabarettista. Altri aggiungono delle ombre, come l'avvocato cieco Matt Murdock e il suo alter ego, il vigilante Daredevil. Chi sospetterebbe di un non vedente? Cioè, almeno finché l'universo Marvel non si è sputtanato al punto di non sorprendere più nessuno. E i costumi sono diventati per lo più un uniforme, un simbolo, che a volte non nascondono proprio niente, non l'identità, almeno. Io sono Iron Man. Io sono io, e voi non siete un cazzo.
diceva il marchese del Grillo. Se per un certo periodo essere supereroi ha significato avere super problemi, sembra che oggi significhi essere fighi ed è giusto rivelarsi al mondo, ma non è tutto oro quello che luccica, anche se è l'armatura di Iron Man. Il supereroe nel corso della storia oscilla tra il ruolo di giustiziere che opera ai margini della legge, quindi nascondendo la sua identità, e quello di VIP, che in una società sempre più basata sulla promozione dell'immagine tende a prevalere, ma restano dei punti fermi, a metà strada tra lettura classica e decostruzione. La miniserie della DC Comics intitolata Crisi d'identità, scritta dal romanziere Brad Meltzer, rappresenta un passo importante nell'evoluzione del mito del supereroe e del concetto di identità segreta. Un racconto che fa emergere numerosi conflitti etici, un mystery crepuscolare che fa letteralmente a pezzi il cuore della Justice League e del lettore. Tutto inizia con la ronda notturna di due personaggi minori, Ralph Dibny, Elongated Man e Firehawk. È un appostamento lungo e noioso, e per ingannare il tempo, i due vigilanti conversano delle proprie cose e dei comuni amici. Ogni tanto il punto di vista si sposta e spiamo altri eroi in situazioni quotidiane, familiari. E vediamo spargere tanti semi su quelli che sono i loro segreti condivisi, quelli che non riveleranno mai, neppure le persone più care. Scommetto che Batman non umilia mai così i suoi genitori. Ralph è stato uno dei primi supereroi a non nascondere la sua identità, quindi anche la sua storia d'amore con la moglie Sue è nota al pubblico e le loro vicende sono argomento delle cronache rosa, come i falsi misteri che Sue costruisce in occasione di ogni compleanno del marito detective per sorprenderlo, scherzi talmente elaborati da finire puntualmente sui giornali, come lo stesso Ralph racconta alla collega durante il loro appostamento. Non capisco, tu conosci già la sorpresa. La Justice League non mi ha ammesso solo perché so allungare un orecchio o il naso. Resto innanzitutto un detective. Così tutti gli anni lei prova a sorprenderti e tu? E tutti gli anni io mi fingo totalmente sorpreso. Non credo alle mie orecchie. Sono anni che il Daily Planet riferisce di questi casi e tu hai sempre saputo. Mi dispiace disilluderti, ma il solo mistero adesso resta il contenuto di quella cassa lì. Storie romantiche dalla vita matrimoniale di un supereroe senza identità segreta, fatte balenare come presagi da uno sceneggiatore che nasce come autore di thriller. Tutto sembra scorrere sui binari consueti, mentre i due eroi continuano a scambiarsi confidenze. Desideri mai ritornare indietro, sai, indossare una maschera, riavere la tua privacy? Perché? Ma a un tratto il meccanismo del fumetto di supereroi si inceppa. Sue, la moglie di Ralph, è brutalmente uccisa da un misterioso assassino. Ed è soltanto l'inizio di una serie di eventi terribili, perché anche le famiglie di altri eroi saranno prese di mira da un omicida che sembra conoscere le identità di tutti. Lois Lane, tu sei la prossima. Questi fatti si svolgono in un momento in cui i supereroi hanno fatto scelte diverse. Ci sono quelli che si ostinano a tenere segrete le loro identità e altri che hanno scelto di rivelarsi e vivere alla luce del sole. Fino all'assassinio di Sue non c'erano stati eventi particolarmente traumatici. O così sembrava, e la vecchia guardia degli eroi, tra cui Oliver Queen, Freccia Verde, difende la vecchia regola. Là fuori, dice Oliver, è pieno di bestie. Non puoi sempre proteggere la tua famiglia, ma la maschera può farlo. In crisi di identità non si parla soltanto dell'identità pubblica o segreta degli eroi, si parla anche delle conseguenze di rivelarla ai propri cari e del carico di ansie che questo può portare, con la storia di Tim Drake, il terzo Robin, che da poco ha svelato al proprio padre di essere la spalla di Batman.
Mio padre ha scoperto come trascorro le nottate non più di una settimana fa. Sta ancora cercando di abituarcisi. Pensavo che ciò mi avrebbe semplificato la vita, ma è soltanto servito a complicarla ancora di più. Com'è andata? Ti ha sparato nessuno? Segreti sì, segreti no. Non è facile scegliere. C'è comunque un prezzo da pagare. Crisi d'identità è una miniserie scritta come un vero e proprio romanzo giallo e raccontare i colpi di scena sarebbe un delitto nei confronti di chi non ha ancora avuto il piacere di leggerla. Limitiamoci a dire che lo scrittore Brad Meltzer riesce a descrivere benissimo tutte le contraddizioni intorno al problema dell'identità segreta, a definire quanto l'ingenuità che avvolgeva un tempo le storie di supereroi fosse già tramontata da un pezzo quando il suo racconto è stato pubblicato, e suggerisce come gli stessi supereroi, in fondo, sono una forma di mafia. Identità a parte possono avere segreti inconfessabili che devono essere tenuti nascosti a quelli tra loro che hanno un senso di giustizia più forte. Che cosa state facendo? Torniamo a un clima un po' più leggero. Pensiamo solo a come nascondere l'identità di un eroe. Sempre in crisi di identità, un personaggio dice: ci sono cose che si sceglie di non sentire e cose che si sceglie di non sapere. E ci sono supereroi iconici che per celarsi al mondo scelgono sistemi che hanno fatto tanto discutere. È il momento di fare cin cin con gli occhiali. Cin cin dai, noi siamo speciali, portiamo gli occhiali, dai vieni con noi. Cin cin dai, il mondo è di tutti, dei belli e dei brutti, è il nostro segreto. I supereroi possono anche essere stati svecchiati, ma certe cose non cambiano mai, anche se oggi ci appaiono assurde, come l'eterna questione di Superman che si nasconde dietro le lenti di Clark Kent senza che nessuno lo riconosca. Sembra semplicemente assurdo, ma se Superman lo accettiamo in quanto simbolo, non potrebbe essere lo stesso per Clark Kent e i suoi occhiali. Jerry Siegel e Joe Shuster, nel creare Superman nel 1933, crearono anche Clark Kent, il suo alter ego, giornalista dimesso e occhialuto, in cui nessuno sembra riconoscere l'uomo d'acciaio che raddrizza torti nella città di Metropolis. Un altro archetipo al pari del suo doppio, l'antitesi del superuomo, potremmo dire la sintesi dell'uomo qualunque. Bisogna tenere conto che la codifica del genere supereroistico era appena iniziata, che lo stesso media fumetto era ancora giovane e che si era tutti molto più ingenui. Se la questione degli occhiali che bastano a nascondere un'identità oggi fa ridere, negli anni 30 del secolo scorso non era così. All'ingenuità si accompagnava una maggiore disponibilità a cogliere il lato emblematico di certe scelte. E un paio di occhiali bastava suggerire un cambiamento di status individuale che mutava la percezione della gente. Oggi le cose sono cambiate, ma per decenni nel XX secolo portare gli occhiali era causa di disagio per molte persone. Gli occhiali avevano una specie di valore simbolico negativo, in quanto evidenziavano un difetto, e c'era chi, quando possibile, ricorreva alle lenti a contatto pur di non mettere quell'odiosa impalcatura sul naso. Gli occhiali per molti erano come una scritta in fronte che gridava perdente, non solo secchione, ma sfigato. Chi portava gli occhiali nell'ambito scolastico e lavorativo era considerato anche poco attraente e, secondo le norme di una società basata sulle apparenze, anche poco interessante a livello sociale. Superman, indossando gli occhiali come una maschera, si cela dietro questa patina di ordinarietà e presunta mediocrità. E per molto tempo la sua identità di Clark Kent è stata caratterizzata come un personaggio timido, pasticcione e un po' pauroso. Tutto il contrario dell'essenza eroica di Superman. Da un altro lato, è stato più volte ribadito che Superman non nasconde il suo volto proprio per invitare gli altri a fidarsi di lui, mostrandosi per come realmente è. Quando la gente vedrà di cosa sei capace, quanto sei potente, saranno terrorizzati. La maschera non farebbe che peggiorare le cose. Dovranno vederti la faccia per capire che non c'è cattiveria su di essa, per vedere la tua gentilezza e la tua bontà e capire che non avranno niente da temere. La maschera è quello che dovrai indossare per tutto il resto del tempo.
In Superman Terra 1, una delle tante riscritture delle origini dell'Uomo d'Acciaio, lo sceneggiatore Joseph Michael Straczynski dà una lettura surreale e quasi pirandelliana dell'annosa maschera del supereroe per antonomasia. Infatti, vediamo Clark Kent, che non ha ancora fatto la sua prima apparizione pubblica come Superman, cercare lavoro presso il Daily Planet, senza indossare gli occhiali. Parla con Perry White, che lo fissa negli occhi e gli stringe la mano. Gli viene presentata Lois Lane. Lois Lane. Clark Kent, Lois Lane. E anche il fotografo Jimmy Olsen. In questa storia, tutto il cast dei comprimari ha visto in faccia Superman, in borghese, a viso scoperto. E soltanto dopo il suo debutto come supereroe, quando ha salvato il mondo per la prima volta, che Clark si ripresenta alla redazione per proporre un'esclusiva intervista al misterioso Uomo d'Acciaio, indossando per la prima volta i famigerati occhiali, e ha assunto un'aria più imbranata. Né Perry, né Jimmy, e tantomeno quella stronza di Lois, lo collegano al semidio che hanno visto sfrecciare nel cielo e che hanno fotografato. Questo perché la mente di Lois, come quella degli altri giornalisti iperattivi, incontrando Clark la prima volta, avevano archiviato la sua figura come non rilevante. Così come, dopo aver visto Superman in azione, non riescono a riconoscerlo nella nullità occhialuta che si presenta al giornale in cerca di lavoro. Una lettura, quella di Straczynski, emblematica e sociale, in cui l'abito fa il monaco e dove aspettative e pregiudizio contano più dei cinque sensi. Straczynski non inventa niente di nuovo, ma ripropone, evidenziandolo, un concetto che un tempo era rappresentato in modo più ingenuo. Superman non è riconosciuto perché l'insignificante Clark Kent non viene mai veramente guardato dagli altri. Come dice il personaggio di Bill nel film Kill Bill di Quentin Tarantino, Clark Kent è la caricatura dell'essere umano mediocre e impacciato, è il modo di Superman di vedere i terrestri, con sufficienza, così come i terrestri, non oggettivamente superiori ma pieni di se stessi, si guardano tra loro, si guardano senza vedersi. Ok, ma i lettori di comics oggi hanno bisogno di spiegazioni più concrete e meno filosofiche, e la domanda sugli occhiali di Superman permane, assieme alla ragione pratica delle mutande sopra la calzamaglia. Perché? Pensiamoci un po', non ci starà sfuggendo qualcosa? Partiamo da un Marcantonio con la mascella quadrata. Come lo camuffiamo? Un completo anonimo, con una cravatta orribile, certo non basta a nascondere un'identità. Gli occhiali sono stati oggetto di complesso del brutto anatroccolo per decenni, ma da qui a far da maschera ce ne corre. A volte delle lenti spesse fanno sembrare gli occhi di un colore diverso, e più grandi, ma non basta. Eppure ci deve essere un motivo se per tanto tempo gli occhiali hanno funzionato, qualcosa di segreto, che nessuno si aspetta. E se gli occhiali di Clark Kent fossero in realtà un dispositivo kryptoniano, una tecnologia mimetica pensata per emettere un segnale di disturbo, una sorta di impulso ottico in grado di penetrare nella corteccia visiva degli esseri umani e alterare le loro percezioni? Per chi guarda, gli occhi di Clark potrebbero apparire con un taglio diverso, acquosi e assonnati come quelli di un mastino napoletano. Il naso, magari, più affilato e aquilino. Le orecchie potrebbero avere una forma completamente diversa. Le labbra tumide e sporgenti. Il sottomento più molle e cadente. I capelli sarebbero comunque l'ultimo dei problemi, ma forse la distorsione modifica anche la percezione della silhouette del corpo. Chissà, forse è così che gli altri vedono Clark Kent, e i suoi occhiali sarebbero una maschera efficacissima. In una vecchia storia degli anni 70, i fumetti diedero una spiegazione abbastanza simile. Si parlava di superipnotismo amplificato dagli occhiali, anzi, di una suggestione post-ipnotica, in modo che la gente vedesse sempre solo Clark e non Superman, persino se riflesso in uno specchio, o in televisione, o in una foto. E c'è chi pensa che i miei occhiali siano un travestimento stupido. Senza di loro sì che sarei perso. Certo che conservare questa illusione visiva presso un vasto pubblico che ti segue anche quando fai il mezzo busto in TV, sì che è un superpotere, cazzo!
Ma per tutte le DeLorean, davvero ci preoccupiamo di un paio di occhiali? Non è che le mascherine di Lanterna Verde, di Oliver Queen, di Zorro siano qualcosa di molto diverso? Ci sono poi altri tipi di identità segrete, talmente segrete che lo stesso eroe non sa bene chi è. Pensate sia strano? Allora non avete mai incontrato nessuno come la Spina. Da bambino mi facevo un po' paura, ma ne andavo anche matto. La Spina nasce nel 1970, creata da Robert Kaniger e dal disegnatore Ross Andrew, sulle pagine di Superman's Girlfriend Lois Lane, serie dedicata alla fidanzata, oggi moglie di Superman, Lois Lane. Quindi la Spina si muove a Metropolis e presto conquista una serie personale intitolata Rose and Thorn, Rosa e Spina. La caratteristica principale della Spina è che la sua identità privata, la dolce e bionda Rose Forrest, è completamente inconsapevole di ospitare dentro di sé la personalità di una selvaggia vigilante, esperta di arti marziali e armata di un arsenale fetish, tutto a forma di spina e di rovi da far invidia a quello di Batman. Dispone persino di un rifugio sotterraneo di cui la personalità di Rose ignora l'esistenza e come l'uomo pipistrello, Rose ha visto uccidere i suoi genitori da una gang criminale chiamata I 100. Ma in questo caso il trauma ha spezzato in due la sua personalità, rendendola schizofrenica e facendo nascere la vendicativa Spina, pronta a emergere e a soppiantare Rose ogni volta che le circostanze richiedono il suo intervento. Se gli occhiali che nascondono un'identità vi sembrano eccessivi, pensate a una parrucca, a una trasformazione da bionda a mogano. Ma non è questo il punto. Il cambiamento di personalità, ancora una volta, trasfigura completamente Rose e nessuno, nemmeno il poliziotto che la ama, è in grado di riconoscerla quando si è trasformata nella terribile Spina. La Spina è un personaggio DC che non ha avuto molta fortuna, è apparsa qua e là, e la ricordiamo anche nella saga della morte di Superman, in cui Rose, scioccata dalla morte dell'uomo d'acciaio, ha una crisi di panico, causando il ritorno della Spina, rimasta in letargo per molto tempo. Forse contavamo troppo su Superman e ora che è morto siamo al lumicino. Nessuno, né in municipio né nell'ufficio del commissario, sembra in grado di fare un minimo. Nessuno ci protegge. Nessuno. No, sorella, non c'è motivo di temere. Un'altra apparizione risale al 2004 in una miniserie scritta da Gail Simone e disegnata da Adriana Melo, dove viene mostrata un'origine riveduta della Spina. I suoi genitori sono stati assassinati da dei gangster e Rose è cresciuta in un ospedale psichiatrico in cui dei trattamenti sperimentali hanno generato il suo violentissimo alter ego. Un revival interessante che vira sull'horror e rende Rose e Spina una metafora della rivincita delle donne abusate, ma che purtroppo trascura uno degli aspetti più affascinanti, e cioè quello dell'identità dell'eroina ignota anche a lei stessa. Una supereroina che non sa di esserlo perché sostanzialmente pazza. Questa sì che è un'identità segreta con i controcazzi, ancora più emblematica delle altre. Rose, quando diventa la Spina, diventa ciò che tanti di noi vorrebbero essere quando si trovano in difficoltà, forti e risoluti, in grado di mettere gli altri fuori combattimento, spregiudicati, però schivando le responsabilità che ne conseguono, delegando a qualcun altro, forse un po' ipocritamente. Ma ancora più complesso, ancora più ambiguo, è il personaggio marvelliano di Moon Knight. Un po' Batman, un po' Punisher, un po' Spina. Con lui la questione dell'identità segreta si frammenta sempre di più. Pugile, soldato, mercenario, eroe, vigilante, proletario, capitalista, tassista, Mark, Steven, Jack e chi più ne ha più ne metta. Da quel momento Spector inizia a mentire a se stesso.
non è un mercenario, è un miliardario filantropo, un operaio, un figlio del popolo, un eroe. Il Cavaliere Lunare si muove in uno scenario incerto, tra soprannaturale e psichiatria, forse riportato in vita dalla divinità egizia Khonshu, dio della luna e della vendetta, che ne fa il suo avatar terreno, o almeno così pensa lui. Vero? Falso? Allucinazione? Realtà? Moon Knight ha iniziato il suo cammino con il nome di Mark Spector, ma diventato un vigilante, la sua identità si è frantumata, al punto che lui stesso non sa più chi è, e questo sì che può essere un guaio. Così siamo tornati alla domanda di partenza. Conosciamo noi stessi. L'identità più segreta di tutte è quella che noi stessi ignoriamo. Noi, supereroi di ogni giorno, inconsapevoli delle nostre stesse forze. Perché spesso la maschera dell'eroe appare spavalda, mentre la sua identità nascosta risulta dimessa, triste? Perché nessuno nota l'eroe nella sua resistenza quotidiana. Lo si dà per scontato. Magari non è poi tanto forte, né fisicamente né moralmente. A volte non è neppure particolarmente intelligente. Si limita a stare lì, al suo posto, a resistere, invisibile come Clark Kent, in cui nessuno riconosce Superman. Il paradosso della realtà è che gli eroi sono eroi quanto più sono deboli, quanto più sono anonimi e ignorati, in quanto devono sforzarsi più di altri, magari lottando contro demoni che dall'esterno non si vedono e si chiamano nevrosi, degrado, depressione, sacrificio. Può suonare ovvio, ma l'identità segreta rappresenta questo, il valore dell'umanità da cercare dietro le apparenze. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se vi va e difendete sempre i vostri sogni. Noi ci becchiamo, come al solito, in un altro quando. Cin cin! Cin cin dai, noi siamo speciali, portiamo gli occhiali, dai vieni con noi! Cin cin dai, il mondo è di tutti, dei belli e dei brutti, è nostro se vuoi. Tutti insieme! Cin cin dai, noi siamo speciali.